Un passeggero, qui indicato dal puntino rosso, cammina sul ponte di una nave. Dal punto di vista del passeggero, la nave non si muove. Questo è il vettore spostamento del passeggero nel sistema di riferimento della nave. Dal punto di vista di un elicottero fermo rispetto alla superficie del mare, invece anche la nave si sta muovendo. Qual è lo spostamento del passeggero nel sistema di riferimento dell'elicottero? Per rispondere a questa domanda bisogna comporre i due moti, quello della nave rispetto al mare e quello del passeggero rispetto alla nave, e lo si può fare utilizzando la regola del parallelogramma. Questo risultato ha validità molto generale. Se un punto materiale è soggetto a più moti contemporanei, il suo spostamento complessivo è dato dalla somma vettoriale degli spostamenti dovuti ai singoli moti. Inoltre, dividendo per l'intervallo delta t durante il quale avvengono i moti, troviamo che quando un punto materiale è soggetto a più moti contemporanei, la sua velocità complessiva è data dalla somma vettoriale delle velocità dovute ai singoli moti. Un aereo che vola in presenza di un vento trasversale, per esempio, devierà dalla direzione verso cui lo spingerebbero i suoi motori. La sua velocità sarà la somma vettoriale della velocità dovuta alla spinta dei motori e di quella dovuta alla spinta del vento.